Eccoci qua. Dunque, mi trovate in versione trucco di scena con foto alle spalle di trucco di scena, perché qui molto bolle in pentola, molto si sta dando vita a molte cose nuove, a molti nuovi progetti, nuovi video, nuovi brani sperimentali proprio nell'ambito di dialoghi sperimentali. La cosa bella di Dialoghi Sperimentali è che sta assolutamente tirando fuori quello che è un nuovo, una nuova energia tra i partecipanti. Abbiamo veramente tante possibilità di creare cose nuove, possibilità che ci stiamo creando noi stessi, peraltro, non è qualcosa di acquisito per chissà quale fortuna, ma è, diciamo, farina del nostro sacco. Mi vedete truccata con trucco, diciamo così, di scena, perché stavo facendo delle prove di trucco e di costume, da cui la foto che vedete alle mie spalle e varie altre. Perché stavo facendo delle prove per il nuovo video che sto per preparare con Stefano Luna e Alessandro Conedera. Non anticipo niente, lascio una sorpresa. È un brano che chi segue i dialoghi sperimentali, un duetto tra me e Stefano su musica di Alessandro, che chi segue i dialoghi ha già sentito, ma per il resto non voglio anticipare nulla. Ma stanno succedendo tante cose interessanti, come state vedendo. Stefano Luna sta creando tutta una serie di brani bellissimi su atmosfere sonore di Alessandro. Abbiamo già potuto sentire due brani, uno la cover di Diamanda Galas, da cui poi anche un duetto dove ci sono appunto anch'io, ecco, e uno disertore con i video, scusate, di Sebastiano Adernò. Quindi stanno venendo fuori delle nuove belle collaborazioni. In realtà abbiamo anche pensato di creare delle cose insieme a Mirella Calcaterra, che avete già visto, in qualità sia di videomaker che in qualità di novella cantatrice sperimentale, Gianni Bonetti, che avete conosciuto, io, Stefano, Alessandro, eccetera, eccetera. Dan, d'altro canto, che a Bologna, appena ne avrà la possibilità, creerà un nuovo brano per me e Giulia Sirtori. Insomma, stiamo veramente mettendo più carne al fuoco che possiamo. Oltretutto, le trasmissioni stanno andando avanti. In questo periodo ci stiamo concentrando e ancora ci concentreremo su quello che è la situazione dei nostri giorni, diciamo, la situazione dei tempi attuali. Non ci andava di occuparci sempre, cioè, mi correggo, era già qualche puntata, era già da 3-4 puntate che noi stavamo incentrandoci in qualche maniera anche su quella che è la situazione assurda nella quale stiamo tutti quanti vivendo, e abbiamo deciso di fare proprio una puntata su questo, partendo dal nostro punto di vista, dal punto di vista oltretutto di ognuno di noi presenti, che anche non è identico l'uno all'altro, però che ben si abbraccia e l'intento comune comunque è quello, e in un modo educato, in un modo intelligente, in un modo possibilmente costruttivo, che dia appunto degli spunti creativi, costruttivi, sia da un punto di vista di artistico, sia da un punto di vista creativo in genere e da un punto di vista di così, cittadini che viviamo, che vivono ogni giorno calpestando questa terra, insomma. E siccome la puntata 18, che è stata proprio questa, la puntata appena uscita, è stata per noi molto bella e motivo di grande soddisfazione, allora abbiamo deciso anche la prossima puntata di dedicarla a questo tema, non ripetendo le stesse cose che sono state dette in questa serata, ma ripartendo da lì, riprendendo da lì e da lì andando avanti, quindi in modo ancora più costruttivo, in modo ancora più propositivo, dal punto di vista proprio umano, profondo,
animico, spirituale, rispetto poi alle relative competenze di ognuno di noi, filosofiche, olistiche, musicali, teatrali, artistiche, in qualche modo anche terapeutiche. Ecco, questo è un po' il nostro intento, senza nessunissima presunzione, senza con la semplicità di parlare, di esprimerci in modo del tutto libero e con finalità del tutto positive, costruttive e belle, insomma. Benissimo, ecco. Poi, vabbè, tante altre cose verranno fuori, belle, che noi stiamo appunto di cui, insomma, che abbiamo voglia di creare insieme. Purtroppo il tempo non sempre è clemente, conduciamo tutti una vita di questi tempi abbastanza di corsa, il tempo sfugge, per cui non c'è sempre la possibilità di creare tutto quello che si vorrebbe nei tempi in cui lo si vorrebbe, però con pazienza, senza fretta, senza farci correre dietro da niente, da nessuno, abbiamo assolutamente tutta l'intenzione di creare tutta una serie di cose che ci interessa creare. Quindi nuovi spunti, nuove creazioni, anche nuovi spettacoli. Ecco, nuove collaborazioni, perché è bello, perché in questo modo si creano nuove sinergie, si è stimolati gli uni dagli altri. Dialoghi sperimentali vuole essere questo, vuole essere qualcosa di costruttivo, di creativo, di stimolante, sia per noi che facciamo la trasmissione che per chi ci segue, in modo veramente piacevole e speriamo anche intelligente, speriamo, ci proviamo. Bene, qui mi fermo e invito tutti quanti a visionare l'ultima puntata, la 18ª puntata di Dialoghi Sperimentali, così come tutte le precedenti per chi ne avesse voglia, c'è veramente tanto materiale e poi presto fisseremo la prossima puntata. Grazie a tutti veramente e a presto con Dialoghi Sperimentali.